Dalla notte scorsa e senza sosta il flusso di supporto alle aree alluvionate delle province di Pesaro Urbino e di Ancona. In arrivo dal resto delle Marche e dalle regioni vicine decine di squadre di protezione civile impegnate nel supporto alla popolazione, così come quelle dei vigili del fuoco, i cui interventi tempestivi hanno evitato bilanci di vittime ancora peggiori. Dalla tarda mattinata effettuati sopralluoghi nei luoghi toccati dalla catastrofe, anche il capo della Protezione Civile Nazionale, Fabrizio Curcio, arrivato nelle Marche per coordinare gli interventi. Interventi che, secondo Curcio, arrivano a seguito di un evento atmosferico che ha eluso ogni possibilità di previsione e di possibile allarme preventivo. L'evento come si è sostanziato è stato molto molto peggiore rispetto a quello che in qualche modo era stato previsto, questo è evidente, quindi questo influisce sulla catena di allertamento. Io credo che noi dobbiamo concentrarci sulle cose da fare adesso, sul tema dell'allertamento bisognerà certamente approfondire, però è un dato di fatto che l'evento è stato un evento molto maggiore di quello che era stato inizialmente previsto. Nel frattempo ci si è strutturati con un massiccio impiego di forze a supporto dell'emergenza. Tra i vigili del fuoco, strutture delle forze dell'ordine, volontari e quant'altro ci aggiriamo già intorno alle 600-700 persone che stanno lavorando sul territorio. Poi anche qui è sempre molto difficile parlare di numeri, perché quelli che c'erano, quelli che arrivano, quelli che vengono. Il numero di persone è ingente, la mobilitazione è stata immediata. Ripeto, siamo disponibili e disposti e pronti anche a rafforzare. Quindi il tema del numero non è un tema che ci preoccupa, perché siamo disponibili, abbiamo avuto testimonianza da parte di tutte le regioni e di tutte le strutture operative a essere pronti, come è avvenuto per esempio stanotte con l'impiego degli elicotteri che sono stati messi a disposizione dalla difesa. Altra criticità è il ripristino della circolazione stradale anche alla luce dei prossimi peggioramenti meteorologici. Ci sono alcune strade che hanno necessità di essere aperte, la parte principale non ha delle criticità importantissime, però ci si sta lavorando, il censimento è quello che si sta facendo in queste ore. Ci si aspetta appunto nei prossimi giorni anche un nuovo peggioramento del tempo e bisogna farsi trovare pronti. A coordinare il sopralluogo di Curcio, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha richiesto lo stato d'emergenza che il Consiglio dei Ministri ha poi ufficialmente concesso e deliberato. Credo che saranno fondamentali le prossime ore per cercare di salvare innanzitutto le vite umane che possono essere salvate, identificando, cercando di capire laddove ci siano ancora dei dispersi e cercando quindi di intervenire nell'emergenza e nell'urgenza, e poi pianificare una strategia per cercare di liberare dalle macerie, da tutto quello che è avvenuto questa notte, i centri storici, le strade e tutti i centri interessati, in maniera che si possa tornare a garantire i servizi essenziali. Stato d'emergenza è fondamentale, perché consente comunque ai sindaci di poter intervenire subito in somma urgenza e poi certamente cercare di capire il numero dei danni per poter intervenire anche sulle imprese, sulla filiera economica, sulla filiera infrastrutturale, quindi parliamo di danni che ancora non sono conosciuti, per questo è fondamentale, oltre alla ricognizione che stiamo facendo, anche cercare di capire quelli che sono i danni che non emergono direttamente dai sindaci ma che possono emergere dalla filiera economica.